Italia 2015 Special Edition e siamo allo stand della CPI per la prima volta con Christian Ielo. Christian è un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it e di conseguenza è necessario che tu vada a presentarti in 30 secondi dicendo chi sei, da dove provieni e cosa fai oggi qui in CPI. Grazie. Dopo un'esperienza iniziale di circa 4 anni nel vending, sempre per me, ho avuto la possibilità di svolgere il ruolo di responsabile commerciale per il canale dei trasporti, rimanendo sempre nell'azienda May, e adesso da circa 2 anni a questa parte svolgo il ruolo di direttore commerciale per il canale vending con un team di persone che mi supportano sul territorio italiano. Vogliamo dire anzitutto che cos'è quella che io ho chiamato, inglesizzando il nome, CPI, CPI. CPI è una società che nasce da... È corretto, CPI è una società che nasce dall'acquisizione da parte del gruppo Crane, della società May, avvenuta circa un anno e mezzo fa, più precisamente a fine dicembre del 2014, e nasce dalla fusione di due entità separate, quella che era la divisione dei sistemi di pagamento Crane CPS e quella che era invece l'entità May, figlia del gruppo Mars, Mars Electronics International, e poi società May. CPI è l'entità che nasce dalla fusione di queste due aziende, CPS quindi è May, e sta per Crane Payment Innovations, business unit del gruppo Crane. E qui a Venditalia 2015 siete venuti a ribadire l'importanza di questo brand che è tra i primi al mondo, possiamo tranquillamente dirlo, mostrando da una parte alcuni già presentati precedentemente e consolidati prodotti di May, di Crane e così via, dall'altra con delle novità. Quali sono? Assolutamente sì, ribadiamo la gamma completa di sistemi di pagamento. CPI oggi si propone come leader nella produzione e distribuzione di sistemi di pagamento sia cash che non cash, e qui dietro a me vedete una carrellata di tutti quelli che sono i nostri prodotti frutto di questa unione e sinergia tra queste due entità, CPS e May. Possiamo scorrere rapidamente verso i prodotti. Abbiamo una gamma completa di sistemi di pagamento Rendi Resto, Rendi Moneta. Partiamo da un prodotto molto affermato sul mercato e riconosciuto come leader nel settore delle Rendi Resto, che è il prodotto serie 7000 nelle due varianti 7004 e 7009, per poi evolvere in una nuova famiglia che è la serie 8000, che nasce dalla piattaforma consolidata di 7009 e che oggi si propone con caratteristiche innovative per quanto riguarda l'ambito Rendi Resto. Possibilità di prelievo dati con USB, IRD e Bluetooth, un real-time clock a bordo per un controllo efficace di quella che è la gestione del contante, possibilità di collettore di audit e tanto altro in più. Io vedo qui una chiave USB che potrebbe essere collegata per rilevare i dati di vendita proprio attraverso quella porta. Assolutamente sì, il mezzo serie chiave USB è quello che consente di andare a fare un prelievo dati dal prodotto Cashflow 8000, ma non solo, può essere un prelievo dati audit come può essere anche una programmazione. Questo semplice oggetto, che è una chiave USB standard reperibile sul mercato, svolge il ruolo di un programmatore e non solo, anche il ruolo di una funzione di copia e incolla, quindi io sono in grado di copiare tramite questa chiave tutta la configurazione e anche le statistiche dati di quello che è il mio prodotto Rendi Resto e di incollare queste stesse informazioni sul nuovo prodotto, andando a ottimizzare quelli che sono i processi operativi poi delle gestioni in campo. Beh, ricordiamo che peraltro proprio il marchio May, che dà lo spunto alla grafica al nuovo marchio CPI, Crane Payment Innovations, significa Mars Electronics International.
Mars è stato per anni, per chi ha un'esperienza un po' più radicata nella distribuzione automatica, la società leader nel mondo per i sistemi di vendita rendiresto. Le Mars sono state quelle più usate negli anni 80 e 90, erano quelle più resistenti. E di conseguenza, proprio da leader, la Mars Electronics ha continuato, attraverso poi le fusioni e le acquisizioni con Crane e la creazione del nuovo marchio CPI, a proporre innovazione. Che cosa abbiamo alle tue spalle? Oltre ai sistemi rendiresto di cui abbiamo parlato prima, completano la gamma tutta una serie di altri prodotti, tra cui una soluzione di accettatori, validatori di monete a 3 pollici e mezzo e a 5 pollici, una gamma completa di lettori di banconote, e quindi parliamo di lettori di banconote che consentono l'accettazione della valuta euro completa, e una serie di lettori di banconote che, così come anche le rendiresto, che hanno una capacità di integrazione con quello che è un sistema chiave, dà la possibilità di integrare all'interno del lettore di banconote anche la funzionalità del sistema chiave, come possiamo vedere qui. Quindi il sistema chiave viene integrato nel bezel del lettore di banconote, e la stessa cosa succede poi per quanto riguarda il prodotto rendiresto di cui abbiamo parlato prima. C'è una capacità quindi di avere in un unico insieme, in un unico prodotto, diverse funzionalità, integrando due funzioni differenti in un'unica soluzione. Parliamo quindi integrazione sulle rendiresto, integrazione sul lettore di banconote, di un sistema cashless, quello che noi definiamo un closed side cashless, quindi un cashless privativo, ma anche di un sistema a carta di credito che è qui esposto, un sistema a carta di credito che va poi a sviluppare 5 diverse funzionalità sul discorso lettore di banconote, che sono, oltre all'accettazione delle banconote stesse, la possibilità di gestire transazioni a carte di credito secondo 4 differenti tecnologie. Parliamo di transazioni a banda magnetica, parliamo di transazioni a chip, parliamo di transazioni contactless e parliamo di transazioni NFC. Ultimo della gamma è anche un sistema che garantisce la connettività remota e la gestione di contenuti multimediali sul nostro distributore automatico, e parliamo di questo modulo giallo, che è l'Advanced 5000, quindi Advanced 5000, che è il mezzo attraverso cui, da un lato, i nostri sistemi a carta di credito comunicano per garantire la gestione delle transazioni, e dall'altro un modulo a sé stante che consente delle funzionalità extra sul distributore automatico. Tanta roba, amici, davvero tanta roba. E allora vediamo intanto come funziona questo sistema di gestione del credito, scusate il bisticcio, con la carta di credito. Abbiamo una postazione che simula un distributore automatico con un lettore a carta di credito. Guidaci, possiamo andare a fare una dimostrazione. Parte. Andiamo a vedere, ecco qui, scusate le spalle, loro nel frattempo stanno mangiucchiando, buon per loro a quest'ora. Allora Christian, velocemente, aspetta, mi metto qui e così cerchiamo di far riprendere dalla camera esattamente come funziona. A te il microfono. Questa è una simulazione di un distributore automatico su cui è installato un nostro sistema a carta di credito. Simuliamo molto brevemente una transazione. Io vado a selezionare il mio prodotto sul distributore automatico, la mia linea di selezione. È un prodotto a 50 centesimi, vado a fare la selezione e l'acquisto del prodotto stesso. E dopodiché avvicino la mia carta di credito, che in questo caso è una carta di credito a contactless, che mi consente di effettuare una transazione. Transazione eseguita, ed ecco che a breve verrà finalizzato il processo di acquisto. Easy come Easy Tracks, dici bene. Abbiamo parlato prima di piattaforma Advanced 5000. In realtà il nome alternativo è Easy Tracks, e qui andiamo proprio a mostrare quello che è una delle funzionalità di questo prodotto Easy Tracks. Presentalo tu, perché io nel frattempo sono ingombrante, divento sempre più ingombrante, vai. Il sistema è questo modulo giallo. In realtà il modulo giallo è lo stesso modulo giallo che consente ai sistemi a carta di credito di gestire le transazioni, il flusso di transazioni associato ad un acquisto con carta di credito, ma esiste anche come modulo a sé stante, quindi parliamo di modulo Advanced 5000 o sistema Easy Tracks, che è un modulo che consente la gestione di contenuti multimediali e dinamici sul nostro distributore automatico. Banalmente
i contenuti possono essere acquisiti da un cloud, quindi da un server, trasferiti sul modulo EasyTrax e poi a loro volta trasferiti nuovamente su quello che è un display che qui vediamo. Quindi c'è una gestione dinamica di quelli che sono i nostri contenuti multimediali per la visualizzazione di un'informazione di diverso tipo, come possono essere informazioni nutrizionali, come possono essere informazioni relative ai prodotti che io vado a esporre. O semplicemente spot pubblicitari. O spot pubblicitari o informazioni di happy hour, quindi momenti della giornata particolari in cui gioire della pausa alla vending machines. Insomma, come ormai diciamo da 3-4 anni a questa parte, quando ci troviamo nel corso di una manifestazione fieristica del vending, il Dynamic Digital Signage entra sempre più prepotentemente nel mondo della distribuzione automatica. Christian, alle tue spalle vediamo un filmato che illustra nel frattempo le varie fasi e che avremo modo di vedere nel corso di questa intervista. Che cos'altro proponete in questa manifestazione a Venditalia 2015? Rimaniamo sempre sul tema EasyTrax o Advance 5000, perché questo modulo è un modulo multifunzionale oltre che essere un modulo modulare, quindi ha diverse parti hardware che possono essere installate sul dispositivo per svolgere tutta una serie di differenti funzionalità. Tra le varie funzionalità andiamo sull'altro lato del nostro stand a presentare quello che è un'altra applicazione di questo oggetto. Ecco, allora noi nel frattempo cominciamo ad andare da questa parte mentre il cameraman ci segue e speriamo faccia ovviamente presto senza incorrere in rischiosissimi capitomboli per via di tutte le persone che sono qui intorno allo stand che noi abbiamo prudentemente fatto liberare, amici, perché dovevamo dare attenzione ai prodotti e abbiamo chiesto per favore per almeno 5 minuti liberato un po' lo stand, così abbiamo campo libero per mostrare con la telecamera e facendolo spiegare naturalmente da Christian Jelo tutti i prodotti che potevano essere presentati. E allora terminiamo questa nostra intervista con... parlando di una soluzione completa per l'audit. Il tutto può essere effettuato tramite il modulo Advance 5000 o EasyTrax di cui abbiamo parlato prima, che è in grado anche di andare a gestire remotamente il nostro distributore automatico. In che modo? Gestione remota significa gestione remota in termini di prelievo dati dal nostro distributore o dalle nostre sorgenti EVA DTS compatibili. Gestione remota significa per esempio cambio prezzi in remoto, quindi la possibilità di andare ad impostare la nostra mappa dei prezzi sul nostro distributore o aggiornarla a seconda del nostro... Direttamente tramite questo modulo collegato in remoto. Quindi, il gestore può tranquillamente andare, starsene comodo, fra virgolette, dietro la sua scrivania in poltrona e dire postazione numero 156, nella spirale numero 15 voglio che il prezzo passi da 1 euro a 1,50 euro per 2 ore. Può farlo? Assolutamente sì, è una cosa che può essere fatta e il tramite per fare questa cosa è proprio il modulo Advance 5000. Qui è mostrato in breve il setup del modulo Advance 5000 che è collegato in maniera fittizia a quello che è un distributore automatico, un modello di distributore automatico Naif e alla nostra RendiResto, e che è in grado di trasmettere o ricevere informazioni da quello che è un server remoto, quindi un server remoto a cui poi può accedere anche il gestionale del nostro cliente. Quindi diciamo che è una trasmissione bidirezionale, cioè mentre da una parte il gestore parla con la macchina, dall'altra la macchina trasmette dei dati al gestore. Assolutamente sì, è un modulo che consente un colloquio in due direzioni, da un lato per estrarre delle informazioni utili dal nostro distributore e dall'altro invece per trasferire delle informazioni della programmazione nella nostra architettura, che può essere distributore o sistema di pagamento. Beh, io non lo nascondo, ascoltare con tanti tecnicismi ciò che ha detto Christian ha riacceso in me un po' la voglia di fare il gestore, perché beh, no, i tempi sono passati, è un'esperienza che appartiene al mio passato.
e che tuttavia ricomincerei molto volentieri per rivivere le emozioni della programmazione, di tutto e tutto quello che ha rappresentato con grande fascino il cammino, il percorso durato tanti anni nella distribuzione automatica in modo attivo. Christian, che cosa puoi dire agli amici di Venne in TV a cui vorresti mandare un segnale per acquistare o provare alcuni dei vostri nuovi prodotti? Veniteci a trovare, siamo un team di persone affiatate e abbiamo alle spalle un'azienda che è CPI, parte di un gruppo internazionale multinazionale che propone una soluzione completa per le vostre esigenze, da quella che è la semplice applicazione a quella che può essere l'applicazione più complessa, da quello che è il sistema per la gestione locale delle vostre transazioni a quello che può essere un sistema più complesso per la gestione remota del vostro parco macchine. Siamo qui al nostro stand, vi aspettiamo numerosi. Bene, allora, voi avete molti rivenditori e concessionari in Italia, non ne ricordiamo qualcuno, ma solo per cercare di non avvantaggiare qualcuno rispetto a qualcun altro, sono tutti comunque grandi amici. Possiamo tuttavia dire che se vogliono entrare in contatto con voi possono scrivervi attraverso il vostro sito, che è www.cranepi.com e www.maygroup.com. Entrambi i siti listano poi tutta quella che è la nostra serie di prodotti, come anche tutta quella che è la nostra rete di centri di assistenza e distributori autorizzati sul territorio. Sei stato perfetto, i tempi televisivi li hai rispettati tutti, brevissimo, coinciso, bravo Christian, per essere il tuo esordio televisivo te la sei cavata davvero molto 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 bene. E allora ora puoi fare il saluto di ritorno per gli amici di VenninTV.it e VenninNews.it, il quotidiano italiano della distribuzione automatica più consultato al mondo. Grazie, un saluto a tutti quanti e grazie per la vostra attenzione. Vi aspetto di nuovo numerosi. E dopo questo percorso all'interno dello stand di CPI con Christian Iello, noi continuiamo per andare a scoprire altre novità presentate qui a Venditalia 2015 nella Special Edition. Fabio Russo per VenninTV.it, allo stand CPI insieme a Christian Iello. Grazie a tutti, di nuovo.